Cari amici di Visione TV, ben ritrovati a fare il punto del giorno assieme a me. Oggi c'è l'avvocato Antonio Ingroia, a cui do il benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno, dottor Ingroia, e grazie di aver accettato il mio invito. Io l'ho contattata perché lei è un esperto di diritto internazionale, ci ha ricordato poco tempo fa in uno dei nostri approfondimenti serali di Dietro il Sipario che ha anche partecipato come membro di un team di giuristi alla vicenda che ha coinvolto gli alti diplomatici ecuadoregni coinvolti a loro volta nel caso di Julian Assange. E quindi ho pensato che lei fosse la persona migliore per aiutarmi a capire meglio una notizia che oggi non si trova sui principali quotidiani italiani, e cioè un cittadino russo, un imprenditore, è stato arrestato in Italia su esplicito mandato degli Stati Uniti e adesso rischia l'estradizione. Andiamo a leggere questa notizia da una fonte ufficiale. Un comunicato stampa che è stato rilasciato ieri sera dal Dipartimento di Giustizia americano. Vi si legge che cinque cittadini russi e due commercianti nel settore del petrolio sono stati accusati di evasione delle sanzioni e di riciclaggio di denaro a livello mondiale. Gli imputati avrebbero ottenuto tecnologie militari dagli Stati Uniti, o meglio da alcune aziende statunitensi. Avrebbero commerciato milioni di barili di petrolio e riciclato decine di milioni di dollari in favore di oligarchi russi, che risultano essere inseriti negli elenchi delle entità sanzionate, nonché parte del più grande conglomerato economico nel campo dell'energia. Leggiamo poi nel testo del comunicato stampa che la Corte federale di Brooklyn ha accusato nello specifico Yuri Orekov, Artem Us, Svetlana Zukurgasheva, also non anche conosciuta come Lana Newman, Timofey Telegin e Sergei Tuliakov, con diversi capi di accusa, più di 12 legati ai reati presunti tali di cui abbiamo accennato poco fa. E fra gli accusati ci sono anche due cittadini sudamericani, evidentemente, Juan Fernando Serrano Ponce e Juan Carlos Soto. Più nello specifico, due arresti sono già stati eseguiti nel giorno del 17 ottobre in Germania e in Italia, entrambi su mandato degli Stati Uniti, che adesso stanno avviando le procedure di estradizione. Artem Us è il cittadino imprenditore russo arrestato nel nostro paese. Il comunicato poi prosegue molto lungo e spiega nei dettagli come sono andati i fatti, ricostruendo la vicenda. Lei, dottor Ingroia, che idea si è fatto? Quali sono gli aspetti salienti di questa storia? Naturalmente, sulla base del semplice comunicato del Dipartimento di Giustizia americano e di alcune notizie di stampa che sono disponibili su internet, non è facile farsi un'idea precisa. Quello che è evidente è che mi sembra di percepire si avvia nel contesto dell'inasprimento del conflitto degli Stati Uniti nei confronti della Russia attraverso l'Ucraina e la guerra in Ucraina, si inasprisce anche gli aspetti legali con degli arresti, un'imponente operazione di arresto che infatti ha investito varie polizie europee, alla quale evidentemente ha partecipato anche la polizia italiana, e rispetto al quale però bisogna vedere se ora toccherà alla magistratura italiana valutare se ci sono i presupposti per l'estradizione. Io ricordo a tutti, chi non lo sapesse, che il rapporto, i trattati di estradizione tra Italia e Stati Uniti prevedono il cosiddetto principio della reciprocità, nel senso che non è sufficiente che una condotta venga considerata reato negli Stati Uniti perché l'autorità italiana estradino un cittadino, poco importa di quale nazionalità sia, verso gli Stati Uniti, ma occorre che il reato contestato all'imputato, l'indagato in questo caso, costituisca reato anche secondo la legge italiana.
allora bisogna poi andare a vedere nel dettaglio qual è il tipo d'accusa, perché se l'accusa è semplicemente la violazione delle sanzioni contro la Russia o presunte violazioni, bisogna vedere in che misura e non mi pare che ci siano i presupposti perché una condotta simile sia automaticamente passibile di arresto secondo la legge italiana e sul territorio italiano. Quindi è una questione da guardare con molta attenzione perché tra l'altro rammento che in Italia è espressamente previsto che nessun arresto e nessuna estradizione si può fare se ci sono motivi politici dietro l'arresto stesso. A proposito delle motivazioni politiche, possiamo andare a vedere la reazione da parte russa, riportata dall'agenzia di notizie TASS, che dà voce alle dichiarazioni del padre dell'arrestato in Italia, che è il governatore di una regione russa, Krasnojarsk, che si trova in Siberia e denuncia proprio quanto da lei ipotizzato poco fa. Le autorità statunitensi hanno improvvisamente trasformato in reato il commercio di prodotti petroliferi, macchinari e altri beni che fino a un attimo prima erano di pubblico dominio. Perché? Semplicemente perché ciò è stato fatto a beneficio della Russia. Le motivazioni politiche dietro queste accuse sono chiare. Così il governatore russo Alexander Us sul suo canale Telegram. Le sembra un'analisi verosimile, dottor Ingroia? Beh, in effetti, diciamo, considerato che si tratta di un arresto che viene dagli Stati Uniti, che in questo momento, sappiamo, è in guerra con la Russia, al di là delle apparenze, degli schermi utilizzati dagli Stati Uniti attraverso l'Ucraina, formalmente una guerra tra Russia e Ucraina, ma sappiamo che attraverso l'invio di armi e di esperti militari, di personale da parte della NATO, degli Stati Uniti in territorio ucraino, significa che sono gli Stati Uniti che sono in guerra con la Russia. Comunque già è una forma di guerra, di conflitto, sono state le sanzioni. Alle sanzioni si aggiunge anche la minaccia dell'arresto di chiunque presuntamente, secondo una versione unilaterale, ovviamente degli Stati Uniti, viola le sanzioni per di più nei confronti di un cittadino non americano, quindi nei confronti di un cittadino russo, cioè uno dei paesi in conflitto, e questo cittadino russo non è un cittadino qualsiasi, ma è il figlio di un alto esponente politico, governatore appunto di una regione russa strategica. Ci sono a occhio e senza aver letto ovviamente le carte che per potermi esprimere compiutamente dovrei leggere, però occhio, mi pare che si tratta di un arresto alle caratteristiche politiche rispetto alla quale è vero è che l'Italia di fatto, anche l'Italia è in guerra attraverso la NATO, ma noi non siamo in uno stato di guerra, sarebbe gravissimo se noi trasformassimo il nostro diritto penale di oggi in un diritto penale di guerra, nella quale si usa una mano pesante diversa con i nemici rispetto agli amici, diciamo così, gli alleati in un conflitto bellico. E allora c'è una magistratura che deve essere di presidio perché le garanzie siano valide nei confronti di chiunque, qualunque cittadino, specie se un cittadino non italiano che viene fermato in territorio italiano su ordine di una potenza straniera, cioè la magistratura di una potenza straniera, cioè gli Stati Uniti, che sono in guerra proprio con il paese di quel cittadino, e in più quel cittadino è figlio di un alto esponente dell'altro paese in guerra, cioè della Russia, sarebbe grave se la magistratura facesse passare una cosa del genere senza osservare rigorosamente, col massimo delle garanzie, ciò che la legge italiana prevede è il diritto internazionale in materia di estradizione. C'è poi anche un altro aspetto che riguarda la condizione personale di questa persona a proposito delle sanzioni, perché nei capi di accusa si legge che lui è sospettato di aver messo in atto una rete commerciale nei confronti di alcuni oligarchi, ma poi se noi andiamo a vedere su alcuni siti internazionali che elencano
le persone soggette a sanzioni. Su Open Sanctions, per esempio, vediamo che Artem Uss è considerato non soggetto a queste sanzioni. Si legge che lui è il familiare o comunque persona associata a un personaggio politicamente esposto e che su di loro non sono stati trovati, non sono state trovate sanzioni, non compaiono negli elenchi. Ma se noi viceversa andiamo a vedere un altro portale ucraino, invece, evince chiaramente che Artem Uss è considerato come soggetto a sanzioni sulla propria persona, dal momento che le sanzioni su di lui non sono state ancora applicate. Quindi c'è anche una differenza come dire, nel reato di cui è accusato, cioè aver infranto le sanzioni imposte a livello mondiale dagli Stati Uniti e lo statuto della sua persona? E così da queste notizie che lei ha letto, così sembra, e anche ancora una volta, quali sono i principi presupposti rispetto al quale si elevano queste sanzioni personali nei confronti di un imprenditore anziché di un altro? È una scelta arbitraria e dovrebbe essere invece sottoposto, diciamo, a un collegio internazionale imparziale, al di là del fatto della sostanziale illegittimità di queste sanzioni, per cui io, spogliandomi, diciamo, dalla veste legale e indossando quella politica, come esponente di tale sovrano popolare, dico che queste sanzioni sono del tutto illegittime, sono state la causa di tutto il conflitto che si è determinato, dei tanti morti e anche della terribile disastro economico-finanziario in cui si trova tutta l'Europa sull'orlo di un conflitto nucleare. Ma al di là di questo aspetto, e tornando, diciamo, ai profili legali, io credo che ci sia materia per rivolgersi, intanto per chiedere alla magistratura italiana, ripeto, che si rispettino le regole da tutti, anche da parte degli Stati Uniti, anche in tempo di guerra. E in secondo luogo ci potrebbe essere materia per rivolgersi alle alte autorità sovranazionali a tutela dei diritti dell'uomo, perché qui siamo in presenza, come si evince dal comunicato del governatore, insomma, del padre dell'arrestato, e che si è svolta una normale, lecita, legittima attività commerciale. E improvvisamente gli Stati Uniti decidono unilateralmente che un'attività commerciale legale fino a ieri diventa un crimine oggi, al punto anche da determinare l'arresto, che poi c'è da vedere se queste presunte violazioni sono, secondo la legge italiana, passibili di arresto, perché secondo la legge italiana non fossero passibili di arresto, il cittadino russo dovrebbe essere immediatamente liberato, e questo dovrà deciderlo la magistratura italiana. In quel comunicato del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti si spiega che al centro di tutta la faccenda c'è una società che si chiama NDA GmbH, ha sede ad Amburgo, ed i suoi titolari sono proprio Uss e Orekov, e sono accusati di aver utilizzato questa compagnia come facciata per comprare delle tecnologie militari sensibili da produttori americani, come semiconduttori, microprocessori, ma anche sistemi missilistici d'avanguardia e così via, e averli rivenduti a oligarchi russi che poi evidentemente li utilizzano per creare armi che vengono utilizzate sul campo, poiché delle componenti del tutto simili a quelle di cui si parla in questo comunicato sono state ritrovate negli avamposti di battaglia abbandonati dai russi e poi posti sotto sequestro nell'ambito della guerra in Ucraina. Un altro dei 12 capi di accusa riguarda invece la vicenda del petrolio, che secondo sempre la parte americana sarebbe stato contrabbandato dal Venezuela. Sono delle operazioni commerciali internazionali che non necessariamente rientrano sotto una fattispecie di reato. Solitamente che cosa prevede a questo proposito la legge italiana? Ma allora, la legge italiana innanzitutto prevede
Per quanto riguarda la prima contestazione, bisogna verificare in fatto se le cose stanno veramente così, perché un conto è che sono state trovate attrezzature simili, come si diceva prima, un conto che si tratta delle stesse attrezzature commissionate, perché mai come in questo caso occorre la precisione dell'accusa e la precisione delle prove oggetto alla contestazione. Quindi si è accertato che si trattava esattamente della stessa tipologia, non di una tipologia analoga, della stessa tipologia di strumentazione tecnologica rinvenuta su questi armamenti sul campo di guerra, primo tema. Ma anche così fosse, da quello che io ho percepito, capito leggendo i giornali, si trattava di tecnologia non di tipo bellico, necessariamente ad uso bellico, ma di tecnologia che può essere usata in modo svariato, nel senso che sono delle componenti tecnologiche che possono essere usate per fini bellici, ma possono essere usate in altri settori. Allora, per giustificare l'eventuale incriminazione, bisognerebbe dimostrare il cosiddetto dolo, cioè che chi ha acquistato quei componenti tecnologici li ha acquistati proprio al fine di cederli per fini bellici, perché se poi vengono ceduti ad un'altra società e poi quest'altra società li destina a fini bellici, beh, non posso risponderne io che sono stato il primo anello della catena, tranne che tu accusa, dimostri, ma lo devi dimostrare, devi portare delle prove, perché altrimenti vale ovviamente, mai come in questo caso, il principio della presunzione di innocenza, l'onere della prova ricade su chi accusa, non posso essere io accusato a dover dimostrare la mia innocenza, ma ad essere tu a dimostrare la mia colpevolezza. E per dimostrare la colpevolezza deve dimostrare, uno, che oggettivamente, proprio esattamente le stesse cose che io ho acquistato sono state usate per uso bellico, due, che io l'ho fatto con la consapevolezza, cioè quando li ho acquistati e li ho comprati con questa specifica finalità. Io dubito che, altrimenti penso che il Dipartimento di Giustizia l'avrebbe già comunicate queste prove. Dubito che ci siano queste prove e siamo invece, ancora una volta, nel campo dei sospetti, di questa sorta di clima di caccia alle streghe, che ricorda molto, ma in senso molto peggiore direi, quello dei tempi del maccartismo, della guerra fredda. Di una cinquantina di anni fa. E allora, no, anzi, 50 no, sono ben più, se parliamo 60-70 anni fa. E allora, anche rispetto a questa cosa relativa al petrolio, io credo che ci sono tanti anche grandi committenti e fornitori di energia in Italia che hanno continuato a commerciare in modo diretto o indiretto con fonti energetiche che provenivano dalla Russia. Allora che bisognerebbe fare? Certo, l'Italia non si è mossa, quindi evidentemente questo significa che non è mai stato considerato un'ipotesi di reato applicabile, attuabile e eseguibile in Italia, addirittura con arresti. Gli Stati Uniti invece fanno un ulteriore salto in avanti, definirei fuga in avanti, e sarebbe importante per evitare che anche sotto questo profilo si scateni un'ulteriore spirale pericolosa, che ci si riporti ai binari giusti dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti di garanzia di ogni accusato. A proposito delle prove, il comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia specifica che gli arrestati sono degli accusati sui quali pertanto vale il principio di presunzione di innocenza. E mi chiedo, loro saranno necessariamente processati in Italia in base alla normativa che lei citava a proposito dell'estradizione, oppure quest'ultima può avvenire anche prima del processo, in modo che poi loro compaiano davanti a un tribunale degli Stati Uniti? Evidente, la solita strategia degli Stati Uniti è questa: è ottenere un provvedimento cautelare di arresto per chiedere, intanto quindi, bloccare la persona accusata e per poi avviare la procedura di estradizione e solo dopo avviare il processo. E del resto,
come hanno fatto con Julian Assange. Julian Assange è stato arrestato, tenuto a Londra in un carcere speciale in condizioni appunto disumane, mentre andava avanti la pratica di estradizione per poterlo processare appunto negli Stati Uniti. La stessa cosa cercheranno di fare in questo caso e ripeto, molto dipende da quello che farà l'autorità giudiziaria italiana competente, mentre un processo, mi pare improbabile che possa svolgersi un processo in Italia per il semplice fatto che non mi pare che si contestino reati commessi in Italia, ma si contestano reati commessi in Europa, forse in Germania, attraverso questa società in Amburgo, quindi ad Amburgo, quindi l'Italia non avrebbe nessuna giurisdizione sul processo, può avere giurisdizione ovviamente sull'arresto, visto che l'arresto è stato seguito in territorio italiano. C'è infine un ultimo aspetto. Questa indagine è avvenuta nell'ambito della Task Force Kleptocapture, che è stata istituita il 2 marzo di quest'anno, quindi subito dopo l'inizio dell'operazione militare della Russia in Ucraina, dal procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland. Ed è come dire, un nuovo ente interagenziale che coinvolge diversi dipartimenti, finalizzato ad applicare le sanzioni anti-russe e le altre misure economiche che sono seguite all'escalation in Ucraina. E mi chiedo, esistono precedenti di una vicenda simile? Cioè, gli Stati Uniti istituiscono un'agenzia speciale che indaga su un cittadino straniero, dà mandato all'Italia di arrestarlo e l'Italia lo esegue. Siamo di fronte a una notizia inedita o possiamo trovare altri casi analoghi nella storia, recente o meno recente? No, allora io credo, devo andare a ricostruire ai tempi del momento del maggiore conflitto arabo-palestinese, cioè israelo-palestinese, vi furono dei casi presunti, diciamo, terroristi palestinesi. L'Italia a quell'epoca aveva una posizione, diciamo così, assai più imparziale ed equidistante di quella che ha assunto in occasione della guerra in Ucraina, e quindi spesso c'erano dei esponenti palestinesi che stavano nel territorio italiano, ritenuti dagli Stati Uniti e da Israele terroristi, e che quindi venivano talvolta. Non ricordo i casi specifici perché parliamo di circa 50 anni fa. E venivano eseguiti questi arresti, ma spesso venivano poi liberati e rilasciati dall'autorità giudiziaria italiana. Tanto che si arrivò, se ricorderete, un caso unico di ribellione, diciamo così, dell'Italia rispetto agli USA, il famoso caso che si verificò a Sigonella, quando gli americani cercarono addirittura di rapire sostanzialmente sul territorio italiano, cioè arrestare dei presunti terroristi palestinesi e portarseli via senza passare dal vaglio della magistratura italiana. E come ricorderete, intervennero, all'epoca c'era Bettino Craxi, presidente del Consiglio, che all'epoca assunse una posizione molto coraggiosa e indipendente, dando ordine ai carabinieri di non fare decollare l'aereo, e si determinò una situazione di crisi con gli Stati Uniti. Vedo solo questi precedenti, ma sono precedenti nei quali la posizione della magistratura del tempo fu una posizione della magistratura italiana piuttosto ferma, di riconoscimento dei diritti di garanzia, senza appiattirsi e assecondarsi per assecondare i desiderata degli Stati Uniti. Non vedo oggi lo stesso tipo di clima nello Stato italiano, sia nella politica, ma anche nella magistratura, nella giustizia, quindi
Vediamo, vediamo un po'. All'epoca il conflitto fra Israele e i paesi arabi sulla Palestina, l'Italia assunse una posizione molto più coraggiosa e indipendente, pur restando dentro il patto atlantico, assunse una posizione molto ferma. Oggi siamo totalmente una colonia degli USA e quindi totalmente appiattiti. Speriamo che la magistratura dimostri indipendenza e autonomia rispetto ai diktat politici governativi. Non abbiamo questo momento, c'è un governo uscente che è stato il governo più atlantista degli ultimi anni, il governo Draghi, ma anche il governo entrante, ammesso che si riesca a fare un governo nel caos attuale, e il governo Meloni ha giurato fede atlantista e quindi i diktat politici saranno in questo senso. Le forze di polizia eseguono i diktat politici, ovviamente. La magistratura dovrebbe costituire un corpo autonomo e indipendente dagli indirizzi politici e quindi l'unica, diciamo, chance di affermazione delle regole dello Stato di diritto e dei diritti umani è la magistratura italiana, ma vedremo se sarà all'altezza di questa sfida. Quello che stupisce è il silenzio sotto il quale è passata questa notizia in Italia, nel senso che è certamente vero che il comunicato stampa americano è uscito ieri sera, quindi probabilmente i giornali non hanno fatto in tempo a leggerlo, a inserirlo nelle loro pagine. È vero che il lavoro della magistratura italiana adesso dovrà appena cominciare, pertanto non può essere commentato. Tuttavia, visti gli attori coinvolti, cioè Italia, Stati Uniti e Russia, vista la situazione internazionale, a me sembra che la notizia ci sia tutta, quantomeno da riportare. Questo ora vedremo i tempi di reazione, diciamo, dei grandi organi di stampa, ma questo è uno dei veri problemi. Parlavamo sulla magistratura che oggi è certamente meno autonoma e indipendente rispetto a quanto non fosse ieri, e la stampa, la cosa è abissalmente ancora peggiore, penso che è una stampa globalmente, tranne pochissime eccezioni che occupano piccoli spicchi, diciamo, dell'opinione pubblica, e Visione TV naturalmente fra questi con grande coraggio, libertà, autonomia e indipendenza, ma il resto della stampa è totalmente appiattita sulle indicazioni politiche nazionali, a sua volta, per le ragioni che dicevamo prima, appiattite sulle posizioni di USA e NATO ed Unione Europea conseguentemente, anche se qualche crepa dentro l'Unione Europea piano piano si sta costituendo, ma non in Italia. L'Italia sta dimostrando la più fedele colonia agli USA. Io la ringrazio per essere stato assieme a noi oggi e le chiedo se c'è qualcosa che desidera aggiungere al nostro pubblico prima di salutarci. Ma allora la cosa che voglio aggiungere è, appunto, siccome il pubblico di Visione TV è un pubblico attrezzato, un pubblico che esercita spirito critico, capacità critica di osservare la realtà, di prendere con le pinze quello che il mainstream propina dalla mattina alla sera, di tenere gli occhi ancora più aperti, la guardia molto alta, stare vigili, reagire. È un momento brutto per il mondo, anche per l'Italia. È un momento in cui i diritti più elementari rischiano di essere calpestati, nel nome di presunti ideali che invece nascondono degli sporchi interessi. Allora, mai come in questo momento, bisogna farsi carico del proprio destino, del proprio futuro. Tocca a ciascuno di voi farvi, come dire, d'avanguardia di coscienza critica di un paese dove la libertà è compressa, dove la democrazia è in profonda crisi. Ma le cose si possono cambiare, non bisogna scoraggiarsi, ma bisogna mobilitarsi. Aggiungo solo una piccola cosa, aggiungendo che Italia Salone Popolare il 22
a Milano, alla Piazza della Scala 17, ci riuniremo con i tanti italiani del nord che vogliono protestare contro questa guerra, contro il caro energia e caro bollette che ne è conseguenza per dare una svolta al paese. E venite numerosi, ci incontreremo in piazza perché solo dalle piazze può partire una vera rivolta, un vero cambiamento del paese. Grazie, dottor Ingroia. Arrivederci, spero che torni presto a trovarci. Grazie a voi, grazie mille per l'invito e un saluto a tutti i telespettatori. Anch'io mi unisco al saluto nei vostri confronti e vi ricordo, come sempre, che Visione TV è una testata libera e indipendente che per continuare il suo lavoro di informazione ha bisogno del vostro aiuto. Voi potete donare tramite bonifico oppure tramite PayPal ai numeri che vedete in sovraimpressione o ancora potete andare sul nostro sito www.visionetv.it e sottoscrivere un abbonamento. Grazie e alla prossima!